Ciao Carmelo, grazie mille Ciao per essere Paola, qua. Ciao, è un piacere averti qua con piacere noi. è mio, ovviamente. Grazie. Carmelo, dei Fratelli La Bionda, sei un simbolo praticamente della musica italiana, dell'Italo disco. Hai fatto tantissime cose insieme a Michelangelo, tuo fratello. Io voglio ricordare velocemente che avete cominciato come autore, compositori per grandissimi artisti italiani, quindi Mia Martini, Ornella Vanoni. Avete collaborato con Bruno Lauzi, con De André. Poi vi siete proprio aperti al mercato straniero, all'international, e avete portato in Italia la musica appunto moderna, elettronica, la dance, e avete fatto i produttori di tantissimi progetti importanti. Poi comunque avete fatto successi, io me li ricordo benissimo, con Righiera, Vamos a la Playa, L'estate sta finendo. Vamos a la playa, vamos a la playa. E la cosa bellissima è che avete fatto anche colonne sonore per film, jingle, per spot Pubblicità. pubblicità. Poi negli anni 80 avete aperto questo polo importantissimo musicale che sono i Logic Studio, dove hanno registrato i Depeche, Battiato, tantissimi Pausini, ma in Pausini. definitiva alla fine, prima che chiudessimo, pochi anni fa, Lady Gaga e Rihanna, quindi anche due Quindi nomi due nomini, attuali, ecco, due nomi attuali. quantomeno. Voi avete sempre avuto questo aspetto international. Come hai visto nel tempo cambiare il panorama discografico musicale italiano rispetto all'estero? Negli anni 70 l'Italia era ancora sotto la piena influenza del genere classico italiano, avevamo i cantanti Albano, che poi ancora resiste, c'era quel genere, e poi vabbè, sono cominciati a nascere i cantautori, però di nostro è vero che abbiamo cominciato a lavorare per esempio con Mia Martini, a scrivere per altri. Abbiamo avuto questa collaborazione fondamentale per noi con Bruno Lauzi, perché Bruno Lauzi ci ha insegnato molto andando con lui in giro, sia a suonare, scrivendo con lui delle cose, tipo, so, Piccolo Uomo. Però noi avevamo fame, avendo fatto due album comunque nostri, che già erano un po' fuori dall'influenza della musica italiana classica, diciamo. Il nostro primo passo è stato andare all'estero, a Londra, registrando delle cose negli studi dei Beatles, proprio i loro, non Abbey Road, ma quelli Apple Gli Studios, Apple quelli che Studio. hanno costruito loro, con il loro tecnico. Uno dei loro tecnici era quello che aveva registrato Abbey Road, che si chiama Phil McDonald. Abbiamo lavorato con questo pianista, che purtroppo adesso non c'è più, e che è Nicky Hopkins, uno dei più grandi pianisti della storia del rock, che lavorava con Lennon. Abbiamo avuto questa fortuna perché noi veramente ce lo sentivamo a tutti i costi, costi quel che costi, dobbiamo andare fuori. Perché? Perché ci sentivamo stretti qua. E tutti ci dicevano: no, ma figurati, ma adesso figurati se aspettano voi che arrivate all'Italia E a fare invece. cose. Quindi noi abbiamo cominciato con delle cose, ed è vero che il primo passo un po' particolare è stato quello di incontrare Amanda Lear, che non era una cantante in quel momento, era amica dei grandi cantanti, David Bowie, Bowie, eh. aveva fatto la copertina dei Roxy Music, era un personaggio, la musa di Dalì, di Salvatore Dalì, ma nessuno voleva far cantare, e lei voleva cantare. Dico, se rimani a Londra non c'è spazio, perché comunque, vabbè, non sei credibile qua, non hai la voce da rock. Poi, se invece andiamo da qualche altra parte, e siamo andati a Monaco di Baviera, perché in quel momento era esplosa la disco tedesca, sull'onda di quella americana, con Donna Summer, c'era Giorgio Moroder, insomma, era un momento vivissimo in quella città. Ho detto: dobbiamo andare lì. Abbiamo iniziato con Amanda, abbiamo firmato Amanda a una casa discografica tedesca, che poi ormai è diventata la BMG internazionale, e abbiamo cominciato noi con i nostri successi, con un po' di paura all'inizio, perché sai, sei contornato da gente che ne fa di successi, tu ti senti ancora un po' così limitato perché arrivi dall'Italia, perché però eravamo convinti di potercela fare, cominciando a lavorare con i collaboratori,
che c'erano lì, musicisti di tutto il mondo. In quel momento Monaco di Baviera era internazionalissima. Sì. Amanda è scoppiata, sì. E dietro di lei siamo scoppiati anche noi, con poi soprattutto alla fine con One for You, One for Me. Alla fine abbiamo deciso di andare avanti anche con altri prodotti di Righiera nell'83. Mm-hmm. Noi avevamo fatto tantissimi dischi, sia come La Bionda che come Didi Sound. Noi siamo partiti come Didi Sound perché all'inizio non eravamo tanto convinti del fatto che la gente avrebbe accettato un nome italiano, La Bionda. Sì. Finché abbiamo detto, ma scusa, in realtà non è il nome. Fuori all'estero non importava, e noi non volevamo riferirci solo all'Italia, al mercato italiano, volevamo vendere in tutto il mondo. In tutto il mondo La Bionda andava benissimo. Andava benissimo, quindi certo. Abbiamo cominciato a chiamarci anche con il nostro nome, La Bionda. No, in realtà non Fratelli. In Italia siamo Fratelli La Bionda per la gente. Noi semplicemente La Bionda. E quando poi è scoppiato One for You, One for Me come successo internazionale, è stato proprio quasi una sorpresa generale. Dicendo, ma questi, ma come hanno fatto? Nel mondo della discografia italiana, dove tutti ci hanno detto, ma cosa volete fare voi all'estero, ma voi italiani, come se uno è italiano ed è... Devo dire che la discografia ci azzecca sempre. Appunto, e non vale niente. Quindi abbiamo portato questa ventata anche di inventiva italiana. Eh sì. I nostri dischi non erano esattamente, la nostra disco non era come quella di Giorgio Moroder, non era come quella americana. Noi avevamo una nostra creatività, mescolavamo tutto. Esatto, infatti una cosa che proprio si nota è il fatto che voi avete anche fuso tantissime cose, quindi la disco, l'elettronica, però per esempio c'è anche un gusto esotico in alcuni pezzi, poi comunque siete anche amanti dell'acustica, perché fondamentalmente siete anche partiti da lì, e quindi c'è questa poliedricità e questa fusione di tantissimi aspetti che è molto, cioè che vi rende poi anche molto moderni, no? Direi che è stata la nostra fortuna mescolare, perché One for You, One for Me è un misto di... che è una base disco perché c'è una cassa in quattro, pum pum pum, poi però c'è un arpeggio blues un po' più stile Joe Cocker, quel mondo, non so, Hitchcock's Railway, quelle, e quindi poi c'è un ritmo abbastanza elevare, un po' quasi se vuoi sambistico, esatto. E c'è tutto questo insieme, un po' di blues, un po' di rock, un po' di disco, un po' di... E soprattutto la canzone, perché noi crediamo nelle canzoni. Una canzone è bella se poi tu, indipendentemente dall'arrangiamento, te la puoi cantare, anche con una chitarra. Certo. E le nostre canzoni generalmente erano cantabili. Infatti un'altra cosa molto interessante, secondo me, è che i vostri pezzi dance sono costruiti su un'armonia in realtà molto semplice. Quindi questo significa che poi se sono esplosi come successi, sì, c'è una parte armonica, ma spesso le cose più semplici sono quelle che arrivano, non è necessario cambiare 300.000 giri di accordi, ovviamente. Quello che conta è la melodia, tutto il mondo e il messaggio che c'è all'interno del pezzo. Certo, e la musica pop, poi in definitiva, esatto. Che ha bisogno di soprattutto di melodia. Quindi va bene il giro armonico che si modella su qualcosa che in quel momento va, però devi avere una melodia che funziona, quindi che te la canticchi anche. Sì. In realtà siamo anche andati avanti a cercare altre cose, finché siamo arrivati alla nostra I Wanna Be Your Lover. È stato questo improvviso cambiamento in ciò che allora non esisteva, che era il pop elettronico. Esatto. E che ha ispirato poi molti altri artisti, per esempio qualcuno dice che i Daft Punk tutto sommato hanno ascoltato, ecco, diciamo così. Che poi non si parla mai di né copiare né cose, cioè, ognuno ha dei riferimenti, anche noi avevamo i nostri riferimenti, però ci fa piacere essere stati i primi. E questo pop elettronico è tuttora un cult. Io vedo che molta gente ancora su Wanna Be Your Lover, e uno dei più grandi cultori di questa canzone è Paolo Nuttini. E beh, sì, sì, che ci ha citato a Sanremo, sì, ho visto. E ci ha poi detto, noi l'abbiamo incontrato, che per lui questa canzone è geniale. Ma lui è un ragazzo giovane, non è che dice, sai, di quell'epoca. E lui dice, ma come avete fatto a scrivere una canzone così particolare?
addirittura noi gli avevamo mandato un messaggio dopo Sanremo, un video messaggio di ringraziamento tramite la sua casa discografica. Poi l'abbiamo incontrato, dice: sapete che ho fatto vedere il vostro messaggio ai miei amici? E dico: ma perché Nutini è un grande, certo. Cioè non è che... E dice: boh, però se siamo apprezzati da un Nutini che non è un artista da poco, è un grande artista, certo. Con grande personalità, anzi forse uno dei pochi, sì, oggi che molto, ha molto una bravo. Personalità, e a noi è fatto piacere, quindi dico, vuol dire che forse alla base di questo c'era sostanza. La cosa poi molto interessante è che voi siete degli sperimentatori, cioè dei ricercatori, e il pezzo che citavi tu prima, appunto, Wanna Be Your Lover, dove tu fai la vocina, so. Sì. E, Wanna Be Your Lover. Bellissimo. Cioè, secondo me è una roba fighissima anche dal punto di vista del videoclip. Cioè, eravate avantissimo. Come è nato questo videoclip? Ma l'idea è che qualcosa si doveva fare. Ora, il video allora non è come oggi, automatico, si fa la canzone, si fa il video, si... E l'idea dei cartoni animati è nata perché poi la canzone aveva questa sua particolarità e nessuno riusciva a capire come renderla in maniera così, facendo un video con delle persone. Allora abbiamo pensato al cartone animato perché i cartoni animati si prestano poi a tutto, no? Tu ci puoi creare tutto quello che vuoi. Mm. In più noi avevamo come riferimento dei bravissimi creatori italiani. Mm-hmm. Il video è stato fatto in Italia, quindi era Manuli, De Mas, cioè tutti questi. Abbiamo avuto poi dei riconoscimenti per questo video. Perché modernissimo. Era modernissimo. Tanti dicevano: ah, avete fatto il video giapponese. No, no. Perché i cartoni animati giapponesi non erano così, esatto, particolari, non erano così. C'erano delle finezze in questo, sì, così, sì, nei disegni, nelle cose, che andavano oltre il video, il cartone animato giapponese, che per carità. Un'altra cosa bella vostra è che appunto siete degli artisti poliedrici e avete sempre mischiato anche il vostro interesse per la musica con quello della danza, del teatro, dello spettacolo, ma il vero spettacolo, quello che ad adesso secondo me manca un po'. È un po' cambiato il senso anche estetico dello spettacolo, quindi è cambiato il modo di fare anche televisione, di fare scouting, per cui voglio chiederti cosa pensi tu oggi, che hai comunque vissuto, diciamo, un periodo bellissimo della musica, dello spettacolo vero e proprio, cosa pensi di come viene utilizzata la musica oggi nello show, fondamentalmente? Serve a qualcosa questo nuovo scouting? Ma io credo che oggi vogliamo forse parlare di come si trovano gli artisti, sì, oggi, che vengono teoricamente fuori tutti dai talent, i famosi talent. Ha iniziato, ahimè, secondo me, fra virgolette, disgraziatamente, Simon Cowell, che è quello che ha inventato X Factor, sì, e che ai tempi era uno che faceva promozione per i dischi. E tant'è vero che lui lavorava anche per una casa discografica italiana, la nostra, okay, facendo promozione, e fu il nostro, il proprietario della nostra casa discografica che gli suggerì di fare del video invece, della televisione, ma gliel'avesse detto, perché comunque oggi sembra che tutto venga da lì, quindi lo spettacolo si è molto ristretto, perché una volta si spaziava, poi noi siamo cresciuti con l'idea con l'immagine di tutti i grandi spettacoli di una volta, Broadway, sì, Broadway, tutto quello che erano i musical, i film musicali, anche Lauzi era un grande appassionato e conoscitore di tutti i film musicali storici, e però secondo me, ecco, noi avevamo più fantasia, si andava dove si voleva con la fantasia, adesso te la limitano, bisogna fare quelle cose, è tutto codificato, è tutto uguale, tutto omologato, e quindi è tutto omologato, e da qui, dallo spettacolo, si passa facilmente ai cantanti di oggi, agli autori di oggi. Questo secondo me perché a un certo punto, con la scusa che tanto oggi scaricano da internet, le grosse case discografiche, le più importanti, che oggi sono rimaste in tre, quindi hanno veramente loro soffocato, o ad arte o chi lo sa perché, la creatività di tutti. Nascono gli One Direction, che credono siano delle creature create
in qualche modo ad arte proprio da Simon Cowell, mm-hmm. e che allora dietro appena partono si muove un apparato gigantesco, vanno in giro a fare i concerti, accanto a loro c'è uno studio di registrazione mobile perché possano registrare contemporaneamente, cioè, ma tutto questo è artificiale. È artificiale, sì, cioè, non c'è più l'artigianato. E cosa rimane alla gente? Perché quando non c'è la spontaneità, allora che arte è? Certo. Noi abbiamo avuto i Cat Stevens, che ne so, tutto quello che vuoi, i Beatles, i Bee Gees, mettici, e tutti questi artisti, ognuno aveva una personalità forte, differentissima dall'altra. Ma oggi io non la vedo questa differenziazione. A volte li snaturano anche, sì, per renderli proprio incanalarli, esatto, in quello che vogliono loro. E quindi non è sempre neanche colpa degli artisti. Un artista che vuole fare artista si guarda di qua e di là e non sa cosa fare. Infatti. Quindi hanno massacrato la musica proprio con, secondo me, anche un po' così, con la poca passione, con la poca voglia. Si fa business, si fa marketing, ma questo non è... Infatti nell'intervista precedente alla tua avevamo detto insieme a Rodolfo Greco che una volta chi si occupava nella discografia di musica, di scouting, era spesso anche una persona competente, c'era molta sensibilità artistica e attenzione alla creatività, si faceva quasi a gara per trovare la gente forte, mentre adesso diciamo forse i discografici sono molto uomini di business, di mercato, e spesso magari hanno meno competenze proprio musicali e di settore specifico. Secondo me sì, spesso sono persone che magari arrivano da altri settori e che cercano e trattano la musica come un prodotto qualsiasi. La musica ha bisogno, è un prodotto un po' particolare. La musica vuol dire anche emozioni, cioè non è come vendere i cioccolatini e i pomodori. E purtroppo arrivano con una mentalità un po' da università, voglio dire bocconi. Oggi non credo che nelle case discografiche ci siano quei direttori che dicono ah, quello mi piace, no. Sono molto legati. Quello non ti piace, non va bene, certo. Perché oggi rischiano poco. Il marketing dice che... Io invece penso che allora i Bob Marley, come diciamo, tutti quelli che adesso sono miti, sono nati proprio dal fatto che i discografici di allora erano liberi di credere in un artista che magari sulla carta non aveva niente da dire, però poi... E quindi se non si lascia questo spazio vitale, invece si vuole fare tutto incanalato, poi vabbè, la gente, vediamo cosa succede, la gente dura 3 mesi, 2 anni, basta, poi finito, perché cosa lascia? Lascia poco. Sì, infatti un'altra cosa che spesso si dice è che una volta agli artisti venivano date anche più possibilità, tipo non so, si faceva il primo album, se il primo album non vendeva in maniera incredibile, se la casa discografica credeva in quell'artista, comunque si andava avanti nel percorso. Ah, mentre certo. Oggi vai, no, fuori no, il primo no. singolo non il va. Primo colpo, ciao. O niente. Esatto. No, è vero, perché spesso anzi il primo album serviva a rompere il ghiaccio. Certo. E la gente cominciava a prendere, e poi intanto si preparava magari le prime apparizioni in pubblico, che magari facevano già, perché allora c'era anche più spazio per suonare, magari i grafici andavano nei club a sentire, magari a scoprire il nuovo. Questa cosa non esiste più. Questa cosa non esiste più, dice, al suo posto teoricamente ci sono i talent, ma i talent sono destinati a rimpolpare le casse delle televisioni che devono fare spettacolo. Certo. Può darsi che a loro serva non tanto il cantante più bravo, ma qualche volta anche il caso umano, perché quello c'ha spesso c'ha il padre che non so che è caduto dalla finestra. So, audience vuole anche oggi la gara, vuole l'arena. Ecco, una volta l'arena in Italia c'era solo Sanremo, la gente scendeva nell'arena, e però oggi è tutta un'arena dove i gladiatori devono... Non mi piace questa cosa. Guarda. Certo, ma un consiglio che tu ti senti di dare, se ci sono strade alternative per un artista che magari appunto si rifiuta di scendere ai compromessi del talent, non gliene frega niente delle major, anche se sono loro a comandare, e vuole farsi un percorso alternativo, la tua risposta... Guarda, oggi tutti dicono internet, web, cioè il fatto che esista YouTube, che esistono... E in realtà è vero solo in parte, perché è vero che tu oggi ti puoi fare un video con una
videocamera con un telefonino, se vuoi adesso però andiamo, è saturo internet, però esatto, lo fai in ogni caso, ti puoi fare un video in qualche modo, ti puoi mettere la tua canzone, non è così poi automatico perché c'è talmente tanta roba che anche chi va a vedere si va comunque a cercare. Chi ha ancora la possibilità di spingere, di fare, è la grossa casa discografica che può spendere tanti soldi. Credo che oggi sia veramente difficile, per cui non voglio togliere speranze a nessuno, però uno dovrebbe intanto cercare di fare, e forse l'unico modo rimane comunque questo, YouTube, mettersi comunque in gioco sul web, e anche andare all'estero può aiutare per chi vuole fare un certo genere di cose. Fa il genere italiano e non c'è molta... Non ci sono molte scelte, molte strade, molte... E iscriversi ai talent vuol dire presentarsi in 50.000 a una selezione, cioè... Quindi l'unica cosa è cercare di costruirsi pian piano dei piccoli... Se ci sono dei club, se ci sono delle situazioni... Comunque crederci. Io ho visto tanti artisti nuovi, magari in situazioni tipo, non so, piccoli contest, bravi. Sì, ma nell'underground credo ci sia parecchia roba interessante. Ci sia parecchio, poi aiutarli è difficile proprio per questo, perché anche tu devi avere dei soldi. Però vedi così, gente che canta bene, te dispiace, questa gente canta bene, ha idee. Forse vanno aiutati nel costruire bene le idee. Manca non tanto solo il produttore che poi fa il disco, ma manca quella persona che... gli deve un po' insegnare come selezionare le cose, a scoprire i propri errori, a migliorare, però non tutti riescono ad avere, anche perché ci sono poche persone che hanno questa capacità. E anche pochissima gente di, in realtà disponibile. Parentesi, non tutti gli artisti sono disposti a volte ad ascoltare, perché hanno delle loro convinzioni e dicono, oh no, vabbè, ma... ti guardano un po' così perché sembra che tu li voglia snaturare. Invece vorrei che tu mi parlassi un po' di questa esperienza pazzesca dei Logic Studio, che sono diventati praticamente un polo fondamentale discografico a livello proprio anche internazionale, perché come accennavo all'inizio hanno registrato artistoni of the Madon, soprattutto quelli che io adoro in assoluto, che sono i Depeche. Hanno registrato praticamente l'album più importante della loro carriera, Violator. E quindi da raccontami qualche aneddoto, qualcosa su queste esperienze. Beh, il primo a registrare da noi è stato Paul Young, che ha fatto l'album, il primo album rock, che lui era un artista soul, con Duke Pajam, che era il tecnico produttore dei Police. E questo evidentemente forse ha attratto altri personaggi stranieri, che se non ci fosse stato uno studio come il nostro, come i Logic Studios a Milano, non sarebbe venuto. Non c'era uno studio all'altezza, questi erano nuovi, erano bellissimi, e è stata abbastanza una sorpresa vedere arrivare proprio i Depeche Mode, che comunque erano già famosi, ma in realtà sarebbero diventati ancora più famosi con l'album registrato da noi, che era appunto Violator, Personal Jesus. E beh, un aneddoto carino c'è su Personal Jesus, perché tutti conosciamo questa introduzione del tum, 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 e tutti si domandano, beh, qualcuno si domanda cos'è questo, sembrano tamburi, cose. E questi loro in quel periodo facevano molti campionamenti, si chiamano così, cioè prendevano suoni naturali di qualunque genere e poi lì suonavano, quindi erano rumori. Sì. Questi erano degli scarponi picchiati nella tromba delle scale dell'edificio in cui c'erano gli studi, che loro hanno campionato, pum, e poi hanno usato anche come suono, forse legato, messo insieme ad altri suoni. Quindi effettivamente loro un momento ricercavano. Io ricordo che quando abbiamo costruito gli studi c'era un team inglese che lavorava, e loro consideravano ancora i Depeche Mode come un gruppetto che suonava questi suonini un po' da robe, da giocattolini, cioè, e poi gli inglesi, il rock, le cose, quindi Depeche Mode erano una novità considerata una cosa un po' così, un po' di... E poi c'è, cioè, poi loro sono cresciuti, e soprattutto questo fatto di sperimentare queste cose. Quell'album era proprio un album in cui hanno cercato tantissima sperimentazione. Ovviamente noi ci trovavamo tutte le mattine i capannelli di fan sotto lo studio, e lui ogni tanto arrivava con qualcuno, anzi ho ancora una foto, non so perché ce l'ho, di lui con una fan
la devo mettere su Facebook e dire, o su, cioè, ti riconosci? Io ho una foto tua, una foto tua. Con e devo dire che sì, questo ci ha dato l'idea che effettivamente comunque, il seguito c'era, e loro erano abbastanza chiusi, registravano, non davano molto retta in generale a ciò che c'era intorno, però vabbè, era per noi era un grande onore avere un gruppo del genere, arrivati Robert Palmer, il grandissimo Robert Palmer, che ha fatto addirittura più di 3 album da noi, ha registrato, e poi sono arrivati Ray Charles persino, Ray Charles è stato visto, alla fine Lady Gaga, Rihanna, no, cioè, no. E tu vedi passare questi personaggi, ma soprattutto anche le persone che lavoravano con loro, grandi tecnici, grandi musicisti, e questo ha aiutato molto le persone che lavoravano nei nostri studi, personaggi come Pino Pischetola, come detto Pinaxa, come altri, lo stesso Rocco Tanica è figlio dei Logic Studio, come altri, perché comunque da noi si cercava di andare avanti, ma era anche la sensazione di aver portato a Milano qualcosa che non c'era, e che dava insieme alla moda, altre cose, anche un'immagine positiva, importante internazionalmente. Di fatto sono serviti molto a focalizzare un po' l'attenzione dei musicisti stranieri anche su Milano. Su Milano. Eravamo in fondo dei pionieri in questo senso, perché vedi che insomma, non si fa tra luce e vino, certo. Bisogna essere molto concreti, molto precisi, e si chiedeva sempre precisione, si chiedeva sempre il massimo. Che poi è un po' quello che differenzia l'estero, se vogliamo, con l'Italia. Oh sì, noi purtroppo siamo rimasti in molti campi anche pressapochisti, soprattutto quando si tratta di diritti delle persone, ma sì, poi vediamo, poi ci aggiustiamo, poi vediamo. Lì non esiste. Caso ci vuole efficienza, non è che perché stai facendo musica si può fare tutto un po' così, però sono più seri nei confronti degli artisti anche. Cioè, la musica è anche trattata, diciamo, all'estero effettivamente da un punto di vista professionale, cioè c'è molto più rispetto e è visto proprio come un lavoro. In Italia devo dire che forse ancora adesso si fatica a farlo passare come lavoro. Certo, certo, assolutamente. In America l'industria dell'entertainment, quindi sia della musica che dei film, è la seconda industria nazionale. Quindi hai detto niente. Purtroppo in Italia c'è ancora troppo pressapochismo nelle radio, le televisioni, spesso un po' così vanno tanto al pezzo, e invece l'Italia ancora, secondo me, è ancora un paese molto provinciale. Volevo tutto dirti che io sono innamorata di un vostro pezzo. Era praticamente lavorando a un EP di cover anni 80, vorrei chiederti se posso prenderlo e rivoltarlo, e il pezzo è Movies, che era il famosissimo pezzo che poi era stato utilizzato per Chuck. Sì, era stato scritto addirittura per la nascita di questa rivista del cinema, e infatti si chiama Movies. Ma guarda, intanto tu, sono convinto che a me fa piacere se tu lo rivolti un po', perché i pezzi sono fatti anche per quello, inutile rifarli uguali. No, certo. Cioè, la cosa bella per me è quando uno fa un pezzo mio e lo e fa la sua versione, questo è bello, e quindi mi farebbe anche molto piacere se tu lo... Grazie. Ma credo che più strano lo fai meglio è, cioè voglio dire... ecco, dammi dei consigli, ecco. No, beh, ma certamente farlo in modo tuo, realmente dare uno spirito nuovo, perché i pezzi, se sono, io spero, questo bello... Ma è una melodia pazzesca. Ansioso e curioso di sentire. Va bene, quindi te la farò sentire, così mi dici sinceramente, no, guarda. No, vabbè, io poi fra l'altro oppure... non devo, anzi assolutamente, guai che uno diventa un giudice di una... così. Ma sono convinto che sarà una cosa che... anzi mi fa piacere che lo faccia. Perché poi c'è talmente tanta bella musica che è stata fatta. Io non li conto neanche le bellissime canzoni scritte. Sono un po' preoccupato per quello che si fa oggi, perché mi domando... Ma è difficile inventare qualcosa di nuovo. Fra 20 anni. Ma più che difficile è che, ti lasciano creare lasciano qualcosa. Che, fare, che, te lo certo. faccio, che te lo lasciano fare, perché ti obbligano a essere così, sì, perché sì. Il marketing ha deciso che allora tutti come
questo, tutti come l'altro, perché è questo il problema, è quello di avere la libertà e che qualcuno ti lasci e ti spinga poi a fare, come succedeva una volta. Speriamo che cambi il vento. Speriamo. Senti, ma è vero che la libertà ve l'ha insegnata Fabrizio De André? Ma con Fabrizio c'è stato un rapporto molto bello, perché noi siamo entrati nell'album, nel volume ottavo, dove c'è La Cattiva Strada, come chitarristi acustici. Ci ha insegnato molto, perché comunque Fabrizio era uno nella sua personalità molto particolare, nelle sue inquietudini forti, che però ti trasmetteva cose notevoli. Credo che noi, una fortuna mia e di mio fratello, per noi stessi, è stato sempre quello che nei nostri incontri e nel nostro lavoro con i musicisti, con altri musicisti, con altri personaggi, anche, come dicevi, di spettacolo, fai conto Nureyev, che abbiamo avuto la fortuna di frequentare, era sempre di imparare qualcosa. Noi non abbiamo mai pensato di... Abbiamo sempre pensato che... con qualunque persona, non solo con i grossi, hai sempre qualcosa da imparare. E vorremmo in realtà trasmettere questo, sarebbe carino riuscire a trasmettere, proprio perché oggi, credo, come dicevo prima, che manchi scuola, cioè trasmettere ai nuovi artisti questa lezione di vita, non tanto il fatto di fare A e cioè sia, è quello che poi fa crescere un artista, non le lezioni di canto le puoi prendere, puoi fare. Poi vabbè, ci sono bravi maestri e cattivi maestri, però ma insegnargli un po' di vita. Ecco. Assolutamente, d'accordo. E insegno canto. Però infatti, però sono d'accordo. Però tu sei brava. sei brava. No, adesso no, perché non ci facciamo i complimenti qua. Perché tu hai quella sensibilità, spiritualità che sicuramente metti nell'insegnamento, perché se uno non ce l'ha, non ce l'ha, ma se uno ce l'ha, è improbabile che poi quando insegna non trasmetta anche questo, che è la cosa più importante, assolutamente. Non solo a fare note astratte, la do re mi, non servono a niente. Infatti, allora senti, io ti ringrazio tantissimo, ringrazio voi per tutto quello che avete donato con la musica, che è sempre un piacere ascoltare, e ci sarebbe da andare avanti altre 9 ore con tutte le cose che puoi raccontare. Intervistato un po' di altri personaggi, rifacciamo, torniamo magari con mio fratello, sarebbe bello. Io sono più quieto, così mio fratello è molto più, salutamelo, Michelangelo. Ma certo, ma come... Ok, grazie mille, grazie mille. Time.